Oh, ci siamo, un nuovo appuntamento con il nostro fisico, sentirsi bene con noi stessi e con gli altri, questa è la cosa fondamentale, potrebbe essere lo slogan della nostra rubrica Risveglio Muscolare con il nostro Pierluigi De Pascalis. Buongiorno. Buongiorno, buon martedì, buongiorno. Allora, è utile o inutile allenarsi meno di un'ora, Pier? Ecco, questo è un altro dei dibattiti che noi intanto ci troviamo ad affrontare. Molti dicono non mi alleno perché comunque non ho sufficiente tempo e allenarmi per meno di un'ora potrebbe non essere sufficiente, magari non ottengo nessun tipo di risultato, quindi è perfettamente inutile. Ora qui dovrei fare una premessa nella premessa, nel senso che personalmente ritengo utile e anche divertente un allenamento, divertente nel senso di piacevole, un allenamento che sia almeno di un'ora, 60-70 minuti, però sarebbe scorretto da parte mia se dicessi che questo è l'unico modo corretto per allenarsi. Questa è la mia percezione dell'allenamento ed è la mia percezione dell'allenamento che immagino e spero sia anche condivisa da qualcun altro, evidentemente, perché vedo nell'allenamento proprio una condizione piacevole per trascorrere il proprio tempo, come se io stessi guardando un film, non vorrei vedere un film della durata di 20 minuti, vorrei vedere un bel film che magari mi intrattiene per più tempo, quindi essendo quello spazio uno spazio mio, uno spazio riservato alla cura del corpo, che non è soltanto voglio diventare più muscoloso, voglio diventare più magro, ma è una visione maggiormente olistica, complessa, allora ritengo un allenamento di 60-70 minuti più appagante anche per le sensazioni che poi uno comincia a provare. Ma questo non significa che sia l'unica modalità di allenamento, sarebbe assolutamente scorretto evidenziare questo. Quindi anche allenamenti più brevi, in realtà anche la scienza del fitness lo ha più volte dimostrato, anche allenamenti di sola mezz'ora possono indurre degli adattamenti importanti, compreso anche il dimagrimento. Noi finiamo sempre col parlare del dimagrimento, sebbene non è una cosa che esalta particolarmente, però certamente quella maggiormente richiesta. Quindi anche con mezz'ora di allenamento che non riusciamo ad ottenere, se ben fatto, se con un'intensità adeguata, quindi non una mezz'ora nella quale ci limitiamo a chiacchierare e a perdere tempo, abbiamo sicuramente la possibilità di ottenere dei risultati. Non è un caso che esistano anche delle metodiche specifiche di allenamento, ad esempio il metodo HIIT, cioè i metodi ad alta intensità, che consentono proprio in lassi temporali relativamente brevi di concentrare l'allenamento e incrementandone l'intensità di ottenere tutta quanta una serie di vantaggi e di benefici. Torno un attimo su quello che è il mio punto di vista, nel senso che io spero poi anche che questo possa essere il discorso dell'appetito che mangiando, no? Nel senso che io comincio ad allenarmi in questo modo perché magari il tempo è contingentato, non ho altre possibilità, poi comincio invece gradualmente ad acquisire un maggiore apprezzamento dell'attività fisica proprio perché noto dei miglioramenti e poi magari ecco questo mi spingerà ad allenamenti più lunghi. Quindi sfatiamo assolutamente l'idea che allenamenti troppo brevi, allenamenti che siano inferiori ad un'ora, non servono a nulla. È molto peggio starsene seduti sul divano a poltrire a far nulla. Del resto, come diceva qualcun altro, nessuno commette un errore maggiore di quelli che per timore di fare troppo poco finiscono con non fare poi assolutamente nulla. Ragione, assolutamente ragione, Piero, un abbraccio. Un abbraccio, buona giornata.